sottosegretario alla giustizia o viceministro. Sapete, queste sono storie incredibili. L'attuale viceministro Ferri, uomo berlusconiano, c'è una storia incredibile. Il fratello, figlio di un ex ministro, di un ministro, 130 km all'ora. Esatto, 110. Ma il fratello è un poliziotto che l'ha spangata sulla Diaz, ma pure mischiato negli affari della Diaz, è stato appunto per quello, per me, assunto nella sicurezza dell'associazione calcistica Milano. Ti giuro, il fratello è il viceministro Ferri, poliziotto, la divisione si occupa della sicurezza del Milan, preso da Berlusconi. Ferri, l'attuale viceministro, appunto, è un magistrato, però Grattieri non andava bene secondo Napolitano, vedete come è tutto un miscuglio incredibile, e c'è Wikipedia che ti aiuta tanto per come è organizzata la rete, tu vai su un personaggio e leggi un altro, riesci a capire allora il perché stanno tutti d'accordo sul TAP, nonostante non c'è più differenza tra destra e sinistra. Capisci perché su certe grandi opere stanno d'accordo, capisci pure perché si spartiscono i territori. Firenze, la destra qui neanche ci conta a mettere un candidato buono, a fare una battaglia, e Firenze deve andare al PD, perché il PD gli ha garantito che un altro comune, magari Milano, deve andare a Forza Italia, al PDL eternamente, per cui Firenze mette un candidato forte. Siamo entrati noi e l'abbiamo un po', diciamo, rotte le uova nel paniere, perché bisogna utilizzare un linguaggio consono. E l'abbiamo rotte, perché dopo 20 anni di danzamento oscuro alla siciliana sono dovuti sposare la luce del sole. Ormai è normale per un elettore del PD, normale, che magari c'ha a casa, non dico il capitale, però la bella foto di Berlinguer, è normale vedere il proprio segretario di fianco ad Alfano. È normale. Cioè, per noi non è normale questa roba, non è più normale. Cioè, usciamo un po' da questo momento. È normale che il Partito Democratico faccia una legge incostituzionale che garantisce un premio di maggioranza incredibilmente incostituzionale. Vi faccio un esempio. Questa legge elettorale che sta passando, che passerà alla Camera, perché al Senato ci sarà un'altra legge elettorale, nell'attesa che i senatori votino per autoabolirsi. Vedremo. Cioè, voi ce lo vedete Gasparri che vota per autosopprimersi. Forse se gli danno uno specchio aumentano le possibilità, però... Ecco, questa legge, se c'è una coalizione, perché premia le coalizioni, noi siamo contro le coalizioni, perché sono le coalizioni che generano poi spesso i ricatti incrociati e non determinano la possibilità di governare. Se c'è una coalizione che si prende il 17% e altri quattro partiti prendono quasi il 5%, anzi il PD prende il 17,6% e altri 5 partiti prendono il 4,9%. Questi 5 partiti, anzi 4 partiti, 4,9%, raggiungono quasi la soglia del 20, ma nessuno di questi mette propri rappresentanti, perché nessuno di questi partiti supera il 5, che è la soglia. Il PD prende il 17,6, l'intera coalizione prende il 37%, il PD prenderà il 53% dei seggi da solo. Cioè, un partito che prende il 17%, può essere il PD, può essere la Forza Italia, potrebbe vincere così Berlusconi, attenzione, un partito che prende il 17% avrebbe il 53% dei rappresentanti.